Namaste, grazie per essere qui per una nuova pratica. La pratica di oggi sarà sempre una pratica vinyasa dinamica, in cui la parola che ci guiderà sarà apriti. E quindi andremo proprio ad aprire il nostro corpo, specialmente nel petto, nelle spalle e in tutte quelle zone che spesso sentiamo chiuse, in modo che proprio l'apertura fisica sia solo il primo, step per un'apertura totale, un'apertura verso il nuovo, un'apertura verso quello che non conosciamo, un'apertura verso quello che magari ci fa paura, ci preoccupa. E, è una pratica dinamica, ti potrà servire magari il blocchetto se di solito lo usi, ci saranno comunque varianti e comunque sentiti libero di modificare e di entrare nella posizione del bambino di Balasana in qualsiasi momento. Ok, iniziamo seduti comodi. Con le gambe incrociate come preferiamo, mani sulle ginocchia, schiena dritta, petto aperto. Un respiro profondo, inspiro dal naso, espiro dalla bocca e vado a chiudere gli occhi. Come sempre, ci concediamo qualche istante per rimanere fermi. In modo da entrare nella pratica, in modo da creare il momento per la nostra pratica, momento in cui andiamo a dedicarci totalmente al movimento, al respiro. Momento in cui possiamo lasciare da parte tutto quello che non serve e fare in modo che l'unica cosa che ci guidi sia l'intenzione che andiamo a dare alla pratica. L'intenzione può essere sempre personale, il nostro Sankalpa. In questa pratica particolare la parola che ci accompagnerà sarà appunto apriti. Quindi già in questo istante percepisci il tuo corpo e lo percepisci come qualcosa che inizia a sbocciare, come un fiore che inizia ad aprirsi. Proviamo a portare l'attenzione a quei punti in cui sentiamo magari fastidio. Proviamo a portare l'attenzione in modo tale da rendere questo fastidio sempre più impercettibile. Sentiamo che pian piano il respiro si rallenta e si porta sempre più regolare e stabile. Questo respiro stabile lo manteniamo durante tutta la pratica. Iniziamo pian piano a muoverci partendo dal collo, orecchio destro, spalla destra. Inspiro, ruoto indietro. Orecchio sinistro, spalla sinistra. Ed espiro, torno avanti. Andiamo a fare tre circonvoluzioni da un lato. E tre circonvoluzioni dall'altro, sempre facendo attenzione a mantenere il petto aperto, a mantenere le spalle lontane dalle orecchie. Possiamo mantenere gli occhi chiusi e ci concediamo questi istanti di movimento lento, come se tornassimo ad incontrare il nostro corpo. Quando abbiamo finito, torniamo in posizione iniziale. Inspiro, apro bene il petto, allungo la schiena in avanti. Ed espiro, risucchio l'ombelico, mi richiudo. Ancora, inspiro, riallungo avanti. Espiro, chiudo il petto e le spalle. Ancora due, inspiro, riapro.
Espiro, richiudo. E l'ultima, inspiro, riapro, bene, riallungo la schiena ed espiro, risucchio l'ombelico. Inspiro, torno in posizione neutrale, vado a distendere le braccia verso l'alto. Sento come se ci fosse una lunga linea di energia che mi spinge verso il soffitto, risucchio l'ombelico, allontano le spalle dalle orecchie, ma le dita delle mani sono distese oltre la testa. Sentiamo come il respiro inizia a magari farsi un po' più profondo. Inspiro, allungo, espiro, apro il petto e le braccia in una circonnazione. E ancora, inspiro su, espiro, apro. Ancora due, inspiro su, espiro, apro. Il movimento più ampio che riesco a fare in questo momento è l'ultima, inspiro su. Espiro, riapro, benissimo. Inspiro su. Espiro, la mano, l'avambraccio destro vanno a terra e il braccio sinistro si allunga oltre la testa, facendo attenzione a mantenere il gluteo sinistro attaccato al tappetino. Allungo bene il braccio oltre la testa senza cadere in avanti, ma proprio creando questa lunga linea. Magari lo sguardo si sposta oltre le dita della mano sinistra. Inspiro qui, espiro, circonduzione, braccio sinistro passa avanti, poi torna su, inspiro, espiro, ruoto, l'ultima, inspiro su ed espiro nella rotazione, la mano sinistra va a terra, mi allungo in avanti e un passettino dopo l'altro vado a portare la mano o l'avambraccio sinistro a terra ed estendo il braccio destro oltre la testa. Anche qui il gluteo destro rimane attaccato al tappetino. E il braccio si allunga bene, creando questa linea che dal gluteo arriva fino alle dita della mano destra, magari rivolgendo lo sguardo proprio verso la mano destra. Inspiro qui ed espiro di nuovo una circonduzione, braccio destro passa avanti, inspiro su, espiro ruoto, l'ultima, inspiro su. Ed espiro nella circonduzione, il braccio destro torna a terra, un passettino dopo l'altro, stavolta ci fermiamo al centro. Inspiro, mi allungo bene, risucchio l'ombelico ed espiro, distendo bene le braccia in avanti, mantenendo i glutei a terra. Allunghiamo il respiro, ammorbidiamo magari i punti in cui sentiamo tensione, i fianchi, le spalle. Creiamo spazio tra una vertebra e l'altra. Ancora uno. E il prossimo inspiro, un passettino dopo l'altro, ritorniamo al centro, ci spostiamo in balasana, posizione del bambino. Ginocchia aperte lateralmente, piedi uniti, fianchi appoggiati sui talloni e braccia distese oltre la testa. Di nuovo sentiamo tutto l'allungamento nella schiena, lo spazio che si crea tra una vertebra e l'altra. Ad ogni inspiro, come se l'aria partisse dalla base della colonna, arrivasse fino alla punta delle dita, ed ogni espiro dalla punta delle dita tornasse alla base della colonna. Se voglio vado anche ad attivare la respirazione Ujjayi, inspiro ed espiro dal naso, quando espiro l'aria passa dalla parte posteriore della gola creando una flessione nella glottide. Questo permette al respiro di rimanere più controllato, un respiro presente, un respiro che rimane costante e rumoroso, quindi rimane il nostro punto di riferimento durante anche la pratica più dinamica. Ancora uno. E al prossimo inspiro saliamo, andiamo ad allineare le spalle sopra i polsi, i fianchi sopra le ginocchia, quindi magari chiudiamo leggermente le ginocchia, la schiena è dritta, spalle lontane dalle orecchie. Inspiro in arco, apro bene il petto e le spalle ed espiro, risucchio l'ombelico, mi richiudo. Ancora, inspiro, apro bene. Espiro, richiudo. Ancora tre, inspiro in arco, espiro, premo bene le mani contro il tappetino,
Due, inspiro, apro. Espiro, li chiudo. L'ultima, inspiro, li apro. Espiro, mi richiudo bene. Inspiro, torno in posizione neutrale, mantengo i fianchi allineati alle ginocchia. Lentamente inizio a spostare le mani più avanti a me, in modo da scendere bene con le spalle. È una posizione profonda, quindi magari posso portare un mattoncino sotto la fronte, appoggiarmi sul mattoncino, posso appoggiare la fronte a terra, oppure se sento di avere spazio posso appoggiare il mento e magari appoggiarmi sulle punte sulla punta delle dita delle mani. Quindi ogni step a seconda di quanta profondità riusciamo a percepire in questo momento rispetto appunto a quanto siamo aperti. Continuiamo ad espirare ancora uno. E poi pian piano le mani rimangono dove sono, inizio a srotolare la schiena, scivolare in avanti, portando la pancia a terra. Ok, tutto il corpo è appoggiato al tappetino, apro le braccia lateralmente. Ok, inspiro, stacco il piede sinistro da terra, espiro lentamente, mi sposto sul fianco sinistro in modo tale che il piede sinistro si mi sposto sul fianco destro in modo tale che il piede sinistro possa andare ad appoggiarsi a terra. Ok, posso rimanere qui se sento già apertura in questa posizione. Oppure piano piano posso andare a spostare la mano e il braccio sinistro verso il fianco destro e magari andare a trovare l'incrocio delle mani e distendere le braccia. Quindi sento un'apertura in tutto il petto, specialmente nella spalla destra. La testa può rimanere appoggiata a terra. Ancora un respiro qui. E lentamente sciolgo le mani, riporto il braccio sinistro a terra e riporto anche la gamba sinistra a terra. Andrò dalla parte opposta. Inspiro, stacco la gamba destra dal tappetino, ruoto, mi sposto sul fianco sinistro e vado ad appoggiare il piede destro all'esterno del tappetino dalla parte sinistra. Come prima rimango qui, oppure posso inspirare, distendere il braccio destro verso l'alto, espirare, il braccio destro dietro la schiena e magari trovo l'incrocio delle dita delle mani con la mano sinistra e anche qui sento tutta la spalla sinistra che si apre, così come tutto il petto. Scelgo il livello di profondità rispetto all'apertura che sento in questo momento, ancora uno. Ed espiro, sciolgo le braccia e riporto la mano destra e la gamba destra a terra. Ok, portiamo le mani sotto le spalle. Dorso dei piedi forti a terra, attivo tutta la parte posteriore del corpo, inspiro, ruoto dietro le spalle e mi alzo in un piccolo cobra. I gomiti rimangono sempre più vicino al corpo, il petto aperto, spalle lontano dalle orecchie, tutta la parte posteriore è attiva, tanto che posso quasi provare a staccare le mani da terra e rimanere comunque nella stessa posizione. Espiro, scendo. Di nuovo inspiro, rimango in un piccolo cobra oppure posso spostarmi in un cobra più alto, quindi sento quale il livello di apertura ho in questo momento. L'importante è che i gomiti rimangano sempre più vicino al corpo. Non vado mai a incassare il collo nelle spalle, ma mi mantengo ben aperto, glutei ben stretti. Espiro, scendo e di nuovo scelgo la variante cobra basso, cobra alto oppure cane che guarda in su. Con il dorso dei piedi e i palmi delle mani a terra, tutto il resto del corpo staccato dal tappetino e il petto che rimane aperto. Ancora uno. Ed espiro. Riappoggiamo le ginocchia a terra, passiamo tutti dalla posizione del bambino, per poi lentamente andare a puntare i piedi e portare sui fianchi nel cane che guarda in giù. Ci diamo del tempo per entrare nella posizione, per trovare familiarità con questo asana. Respiro sempre profondo e regolare, possiamo piantarci
piegare prima un ginocchio poi l'altro, portarci prima sulla punta del piede poi l'altro. E sentiamo le mani ben premute contro il tappetino, le braccia forti, le spalle aperte lateralmente con la testa in linea, con le spalle. È come se riuscissi a percepire lo spazio che si crea tra una scapola e l'altra. La schiena è dritta, immagino anche qui lo spazio tra una vertebra e l'altra. I fianchi sono puntati in alto, posso mantenere le ginocchia un po' piegate e posso rimanere con i talloni staccati dal tappetino. L'importante è che si mantenga questa linea che dalle mani arriva fino ai fianchi. Inspiro qui, espiro, sposto il peso in avanti, vado ad allineare le spalle sopra i polsi, il corpo è forte, immagino una lunga linea che dal tallone sinistro, dal tallone arriva fino alla punta della testa. Inspiro qui, espiro, faccio cadere i fianchi, mantengo i piedi puntati e mi porto in un cane che guarda in su in variante. Se questo è troppo, scelgo la mia apertura, quindi o cobra, oppure cobra basso, oppure cobra alto. Ok, inspiro lentamente con un'onda, riporto sui fianchi ed espiro, torno nel cane che guarda in giù, lo facciamo due volte o ancora, ognuno la propria variante. Inspiro, peso in avanti la panca. Espiro, lascio cadere i fianchi, mi apro, cane su un variante. Inspiro, riporto sui fianchi. Espiro, cane giù. L'ultima, inspiro, lentamente attivo l'addome, la panca. Espiro, scendo e apro bene il petto. Inspiro, riporto sui fianchi. Espiro, cane che guarda in giù. Inspiro, stendo la gamba sinistra verso l'alto. Espiro, piego il ginocchio sinistro. Vado a mantenere le mani ben forti a terra, le spalle parallele e vado a creare spazio in tutto il fianco sinistro. Il ginocchio punta verso il soffitto. Continuo a respirare lentamente, ancora uno. Inspiro, stendo la gamba sinistra verso l'alto. Espiro, porto il ginocchio sinistro alla fronte. Attivo bene l'addome, mi chiudo qui. Inspiro. Ed espiro, il piede sinistro a terra. Il ginocchio destro si appoggia al tappetino. Allineo il ginocchio sinistro, caviglia sinistra. Squadro bene i fianchi verso il fronte, ok? Attivo bene l'addome, stringo bene il gluteo destro, inspiro, distendo le braccia verso l'alto, nello stesso tempo inspiro, mi allungo bene ed espiro, scendo bene con i fianchi. Tutto il corpo è forte, stabile. Ancora uno. Ed inspiro, mi allungo bene. Espiro, apro il petto, le spalle e le braccia in una circonduzione. Ancora, inspiro su. Espiro, apro. L'ultima, inspiro su. Espiro, riapro. Stavolta le mani si appoggiano a terra ai fianchi, al fianco ai due esterni del piede sinistro. Inspiro, mi allungo bene in avanti con la schiena. Espiro, stendo la gamba sinistra mantenendo il fianco destro allineato al ginocchio destro. Ancora due volte, inspiro, mi porto in avanti, piego il ginocchio sinistro, espiro, stendo. L'ultima, inspiro, riapro, espiro, stendo, rimango qui. Cerco di portare il busto il più vicino possibile alla coscia sinistra, posso sempre mantenere il ginocchio un po' piegato, sguardo avanti, schiena dritta. Da qui lentamente andiamo a sederci sulla gamba destra, quindi mantenendo sul tallone destro, mantenendo la gamba sinistra distesa e proviamo ad allungarci in questa posizione più seduta. Quindi inspiro, risucchio l'ombelico, espiro, mi allungo in avanti. Ok, rimaniamo qua per due respiri. Lentamente con controllo inspiro, riporto le mani vicino al corpo, la mano destra va dietro il piede destro, con controllo attivo bene l'addome, spingo sui fianchi,
e distendo il braccio destro, il braccio sinistro verso l'alto oppure oltre la testa, quindi come se fosse una variante della posizione selvaggia con il ginocchio destro a terra. Sento tutto il petto che si apre. Continuo a respirare ancora uno. Ed espiro lentamente, ruoto, sposto tutto il peso sul fianco destro, uso il ginocchio destro come perno, per cui io chiamo andare a appoggiare entrambe le mani a terra, alla parte posteriore del tapetino. Il ginocchio destro rimane al tapetino, gamba sinistra distesa dietro la schiena. Ok, piego il ginocchio sinistro, inspiro in arco, apro bene il petto e le spalle, voglio portare il piede sinistro più vicino possibile alla testa. Espiro, chiudo, ginocchio alla fronte. Ancora due, inspiro, apro. Espiro, ginocchio alla fronte. L'ultima, inspiro in arco, apro. Espiro, ginocchio alla fronte, chiudo. Inspiro, stendo la gamba sinistra indietro, punto il piede sinistro. Inspiro, stendo la gamba destra verso l'alto. Inspiro, piego il ginocchio destro e mi porto in una posizione del cane che guarda in giù a tre zampe con il ginocchio destro piegato. Quindi stiamo per andare a ripetere tutta la sequenza dalla parte opposta. Spalle parallele, mani forti. Inspiro, distendo la gamba destra verso l'alto, espiro, ginocchio destro alla fronte, mi richiudo il più possibile, inspiro ed espiro, piede destro in mezzo alle mani, ginocchio sinistro a terra. Inspiro, distendo le braccia verso l'alto in un affondo basso, anche qui attivo bene il gluteo sinistro, ginocchio destro allineato alla caviglia destra, sfianchi squadrati verso il fronte. Inspiro, mi allungo bene verso il soffitto ed espiro, scendo bene con i fianchi. Inspiro, salgo, mi allungo, espiro, apro petto, spalle, braccia in circonvoluzione. Ancora due, inspiro su, espiro, apro. L'ultima, inspiro, salgo, espiro, un'apertura che mi porta stavolta con le mani al tappetino. Inspiro, apro il petto e le spalle, allungo bene la schiena ed espiro, stendo la gamba destra. Prima mantenendo il ginocchio sinistro, il fianco sinistro allineato al ginocchio sinistro. Ancora due, inspiro, apro il petto e piego il ginocchio destro. Espiro, stendo. L'ultima, inspiro, riapro. Ed espiro, stendo e rimango qui anche in questo caso. Cerchiamo l'allungamento, sguardo in avanti. Utilizziamo il respiro come uno strumento, ancora uno. E lentamente andiamo a sederci sul tallone sinistro. Ok, la gamba destra rimane distesa come prima. Inspiro, mi allungo ed espiro, distendo bene la schiena in avanti. Rimaniamo qua per due respiri. E lentamente riavviciniamo le mani al corpo, stavolta la mano sinistra che va a appoggiarsi dietro il piede sinistro con controllo. Inspiro, stacco i fianchi da terra e distendo il braccio destro oltre la testa, la gamba destra rimane distesa e il ginocchio sinistro rimane a terra. Trovo l'apertura che ho in questo momento senza forzare troppo, ma percependo comunque il petto che si apre per i miei standard. Ancora uno. Ed espiro la mano destra a terra, il ruoto sul ginocchio sinistro che mi fa da perno, entrambe le mani si appoggiano al tappetino, siamo tornati verso il fronte del tappetino. Ok, la gamba destra è distesa dietro. Piego il ginocchio destro, inspiro, porto il piede più vicino possibile alla testa, apro bene il petto ed espiro, ginocchio alla fronte. Ancora, inspiro, apro. Espiro e risucchio l'ombelico.
L'ultima, inspiro, riapro. Ed espiro, mi richiudo. Benissimo. Inspiro, stendo la gamba destra. Punto il piede destro. Inspiro, passo indietro. E sono in un cane che guarda in giù. Ok, apriamo i piedi alla stessa distanza del tappetino con le dita leggermente rivolte all'esterno e lentamente, un passettino alla volta, portiamo le mani in mezzo ai piedi. E prepariamo per Malasana. Inspiro, allungo la schiena, guardo in avanti. Espiro che inizio a scendere, a sedermi. Aprendo le ginocchia lateralmente, aprendo i piedi lateralmente. È una posizione che per qualcuno può essere già molto profonda in questa variante, quindi rimaniamo così come siamo, con le mani a terra, oppure le mani si portano al centro del petto, utilizziamo i gomiti per aprire ulteriormente le ginocchia mantenendo la schiena dritta e il petto aperto. Ok, se questo è abbastanza rimaniamo, oppure vado ad estendere il braccio destro all'interno del ginocchio destro e il braccio sinistro verso l'alto. E di nuovo sento se questa posizione è abbastanza, rimango, altrimenti posso andare a incrociare le dita delle mani dietro la schiena, mantenendo sempre il ginocchio all'interno della presa, il ginocchio destro. E di nuovo aprendo bene le spalle, magari guardando oltre la spalla sinistra o verso l'alto. Ancora uno, questa volta apertura di fianchi e di spalle. Ed espiro, lascio andare, distendo di nuovo le braccia se avevo la presa e torno al centro. Andiamo dalla parte opposta, posso sempre rimanere qui, oppure braccio sinistro si distende all'interno del ginocchio sinistro, braccio destro si distende oltre la testa verso l'alto. E di nuovo rimango qui, oppure, sempre mantenendo il ginocchio all'interno della presa, vado a incrociare e trovare le dita delle mani dietro la schiena e ad aprire ulteriormente le spalle, in modo da avere apertura di bacino, di fianchi e anche delle spalle. Ancora uno. Ed espiro, lascio andare, di nuovo riallungo le braccia se le avevo incrociate e torno al centro. Benissimo. Lentamente le mani si riportano a terra e lentamente andiamo a srotolare la schiena una vertebra alla volta e riportarci in posizione del cane che guarda in giù. Stavolta pieghiamo le ginocchia e guardiamo in avanti e un passettino alla volta i piedi vanno in mezzo ai cani. Ok. Apri i piedi alla stessa distanza dei fianchi, afferro i gomiti opposti, lascio andare il collo. E piego le ginocchia, inizio ad ondulare a destra, a sinistra. Ok. Sento se c'è qualche tensione che voglio lasciare andare. Sento tutto l'allungamento della schiena, del collo. Lentamente mi fermo, inizio a srotolare una vertebra dopo l'altra, risucchio l'ombelico, la testa sale per ultima. Fino a che non mi trovo in piedi all'inizio del tappetino, lasciamo un attimo i piedi aperti alla stessa distanza dei fianchi, le mani, le braccia distese lungo il corpo, le mani aperte, pronte a ricevere. Inspiro dal naso. Espiro dalla bocca, ancora inspiro dal naso, espiro dalla bocca, apro bene il corpo in questo respiro, l'ultimo, inspiro dal naso, espiro dalla bocca, riporto alla mente l'intenzione, riporto alla mente l'immagine di questo fiore che sboccia. E lentamente richiudiamo i piedi e ricominciamo a muoverci con una sequenza di saluti al sole, Surya Namaskara. Inspiro, distendo il braccio verso l'alto, mi allungo. Espiro, Uttanasana, piegamento avanti, il collo rilassato.
Inspiro, Ardha Uttanasana, mani agli stinchi, schiena piatta, sguardo avanti, risucchio l'ombelico. Espiro, mani a terra, cammino, salto, porto i piedi indietro nella panca. Espiro, scendo Chaturanga con i gomiti vicino al corpo. Se non riesco a scendere in una linea dritta con il busto, appoggio le ginocchia a terra e lentamente, i gomiti sempre vicini, arrivo al tappetino. Inspiro, scendo la mia apertura, cobra basso, cobra alto, pure cane su. Ed espiro, riporto sui fianchi il cane che guarda in giù. Piego le ginocchia, sguardo avanti, cammino, salto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana, tutto giù, cerco l'allungamento. Inspiro, distendo tutto verso l'alto, fino alla punta delle mani. Ed espiro, come un'onda, ricomincio, Uttanasana. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, mani a terra, cammino, salto la panca. Espiro, Chaturanga. Inspiro, salgo, cobra, cane su. Allontano bene le spalle dalle orecchie. Espiro, riporto sui fianchi, cane che guarda in giù. Apro bene le scapole, piego le ginocchia, sguardo avanti, i piedi vanno in mezzo alle mani. Inspiro, Ardha Uttanasana, risucchio l'ombelico. Espiro, Uttanasana, riallungo bene la schiena. Inspiro, un'ultima volta, mi distendo bene verso l'alto, il più alto possibile. Ed espiro, mi richiudo. Inspiro, Ardha Uttanasana, allontano le spalle dalle orecchie. Espiro, mani a terra, cammino, salto la panca. Espiro, scendo Chaturanga con controllo. Inspiro, salgo, cobra, cane su, stringo bene i glutei. Espiro, cane che guarda in giù. Rimaniamo qua per tre respiri. Oppure sempre la versione, la posso sempre portarmi con le ginocchia a terra nella posizione del bambino. Quindi qualsiasi momento in cui ne sentiamo il bisogno, se vogliamo calmare il respiro, se la pratica sta diventando troppo, ci riposizioniamo in Balasana. Ok, ancora uno. Ok, piego le ginocchia, sguardo avanti, cammino, salto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro, Ardha Uttanasana. Espiro, Uttanasana. Inspiro, vado direttamente in Utkatasana alla sedia. Dita delle mani in linea con le dita dei piedi, piedi uniti, ginocchia unite e piegate. Inspiro, salgo con il busto distendendo le braccia oltre la testa, mantenendo le ginocchia piegate. Se guardo verso il basso, riesco a vedere le punte dei piedi. Tutto il corpo è forte, risucchio bene l'ombelico, non inarco troppo la schiena. Allontano le spalle dalle orecchie, ma le braccia rimangono distese. Ancora uno. Ed espiro, Uttanasana, mi richiudo, la schiena allungata. Inspiro, sguardo avanti, Ardha Uttanasana. Espiro, mani a terra, cammino, salto la panca. Espiro, scendo Chaturanga. Inspiro, cobra, cane su, stringo bene i glutei. Espiro, il cane che guarda in giù. Molto bene, inspiro, distendo la gamba destra verso l'alto. Espiro, il piede destro si appoggia in mezzo alle mani. Tallone sinistro rimane staccato da terra. Inspiro, distendo il braccio destro verso l'alto. Posso sempre mantenere il ginocchio sinistro appoggiato se è più comodo. Sento bene la schiena, l'addome che ruotano e spingono verso il soffitto e le gambe che rimangono salde, forti a terra. Lentamente provo ad andare a portarmi sulla punta della dita della mano sinistra, mantenendo la posizione. Sento che quindi non è solamente il peso non è solamente sulle gambe, ma è anche l'addome che si attiva. E al prossimo inspiro mantengo le braccia in questa posizione e salgo in un affondo alto invariante con la torsione, quindi il braccio sinistro in avanti, il braccio destro indietro, spalle rilassate, i fianchi sono allineati al busto, il busto è allineato ai fianchi, scusa. Ok. Porto il braccio destro dietro la schiena, sulla parte bassa della schiena, ruoto il busto in avanti.
lati. Inspiro, distendo il braccio sinistro verso l'alto ed espiro, aggiungo un piccolo piegamento che può essere anche impercettibile. Ok. Petto, spalle, schiena, ancora uno. Ed inspiro, torno al centro, braccio sinistro che ruota indietro, braccio destro in avanti, piede sinistro di taglio, ci spostiamo, un guerriero due. Braccia aperte, spalle rilassate, guardo oltre il dito medio della mano destra. Scendo bene, allineo il ginocchio destro alla caviglia destra, magari apro leggermente verso l'esterno. Inspiro, guerriero inverso, braccio destro oltre la spalla, oltre la testa, gambe che rimangono in questa posizione. Espiro, entrambe le mani tornano al tappetino, passo indietro con la gamba destra, porto i piedi uniti, ci prepariamo per Vashistasana alla panca. Quindi lentamente ruoto sull'esterno del piede destro, ho sempre l'opzione ginocchio destro a terra e braccio sinistro disteso verso l'alto. Oppure se voglio provare la versione completa, mi mantengo sull'esterno del piede destro e distendo il braccio sinistro verso l'alto, mantengo le spalle parallele l'una all'altra così come i fianchi, spingo con l'addome verso l'alto e continuo la mia respirazione Ujjayi. Ancora uno ed espiro, mano sinistra a terra, torno con entrambi i piedi puntati al tappetino e espiro o direttamente il cane che guarda in giù oppure un vinyasa, scendo il chaturanga, inspiro cobra, cane su, scelgo la mia variante, espiro cane che guarda in giù, rimaniamo qua per tre respiri oppure come prima, sempre opzione ginocchia a terra e tre respiri in barra. Lasciamo che in questi momenti in cui rallentiamo possiamo percepire l'apertura del nostro corpo man mano che ci muoviamo, quindi possiamo percepire come cambiano le percezioni man mano che pratichiamo, come una posizione cambia una volta dopo l'altra. Ancora uno e poi siedo nella posizione del bambino, riporto sui fianchi, cane che guarda in giù, andiamo a ripetere tutto dalla parte opposta, inspiro, distendo la gamba sinistra verso l'alto, espiro, piede sinistro in mezzo alle mani, tallone destro rimane staccato da terra, mano destra rimane a terra, vicino al piede sinistro, inspiro e distendo il braccio sinistro verso l'alto, come prima variante ginocchio destro a terra. Le gambe sono forti, ma il busto punta verso l'alto. Due poli opposti proprio. Stringo bene il gluteo destro. Lentamente mi porto sulle dita della mano destra. Punto ulteriormente verso il soffitto. Attivo bene l'addome, risucchio l'ombelico, tutto il corpo è forte. E al prossimo inspiro con controllo, salgo con il busto, mantenendo le gambe nella stessa posizione e le braccia nella stessa posizione, braccio destro avanti, braccio sinistro dietro, quindi ho la torsione, ho l'apertura dei fianchi e ho l'apertura delle spalle. Ok, vado ad appoggiare il braccio destro sulla parte bassa della schiena, braccio sinistro, scusate, ruoto in avanti con il busto, inspiro, distendo il braccio destro verso l'alto ed espiro un piccolo piegamento che qui può essere impercettibile oppure può essere un piegamento maggiore. Rimaniamo con quello che abbiamo e respiriamo nell'apertura. Ancora uno. Ed espiro lentamente, braccio destro passa in avanti e poi si sposta indietro, braccio sinistro torna avanti, apriamo piede destro di taglio, guerriero 2. Ci sediamo bene, ginocchio sinistro allineato e la caviglia sinistra. Non inarco la schiena, mantengo la retroversione del bacino, lo sguardo avanti.
Inspiro, guerriero inverso, braccio sinistro oltre la testa, gambe che rimangono sempre forti. Espiro, entrambe le mani al tappetino, passo indietro con la gamba sinistra. Ok, piede sinistro vicino al piede destro, ci prepariamo per Vasisthasana. Ci spostiamo sull'esterno del piede sinistro, o come prima, opzione ginocchio sinistro a terra, il braccio destro verso l'alto, oppure mantenendo i piedi uniti, ci manteniamo sull'esterno del piede sinistro ed inspiro il braccio destro verso l'alto. Come prima, spalle parallele, fianchi paralleli. Cerco di non chiudermi, comunque di cercare l'allungamento e l'apertura. Ancora uno. Ed espiro, mano destra torna a terra, entrambi i piedi tornano a terra come prima. O cambio di guardia in giù o un vinyasa. Espiro, scendo, chaturanga con controllo. Inspiro, cobra, cane su, stringo bene i glutei. Espiro, Adho Mukha Svanasana. E stavolta riportiamo tutti le ginocchia a terra. E torniamo per tre respiri nella posizione del bambino. Quindi sentiamo che il nostro respiro sta cambiando, così come il nostro corpo sta cambiando, si sta aprendo. Può essere che durante la pratica la testa inizi a vagare, la riportiamo in questo momento, la riportiamo all'intenzione, al nostro Sankalpa. E al prossimo inspiro lentamente riportiamo sui fianchi i cani che guardano giù, piego le ginocchia, sguardo avanti, cammino salto, porto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro Ardha Uttanasana, risucchio l'obelico, sguardo avanti, espiro Uttanasana, tutto giù, allungo bene la schiena. Inspiro, ritorno con le braccia verso l'alto, espiro Samasthiti, le mani tornano al petto. Siamo in piedi all'inizio del tappetino. Ok, sentiamo cosa cambia nel nostro corpo in questa posizione. Lentamente portiamo tutto il peso e l'attenzione sulla gamba sinistra e il ginocchio destro al petto. Ok, apriamo le braccia candelabro, quindi con i gomiti a 90 gradi. Inspiro, apro bene il petto e voglio portare il piede destro più vicino alla testa possibile, come quando abbiamo fatto all'inizio a terra in quadrupedia. Ed espiro, mi richiudo, porto il ginocchio alla fronte, e sì, il ginocchio e il petto, e chiudo le braccia di fronte a me. Lo facciamo ancora due volte. Inspiro, apro. Espiro, chiudo. L'ultima. Inspiro, apro. Espiro, richiudo. Benissimo. Inspiro, stendo le braccia verso l'alto. Ci spostiamo nella posizione del danzatore, quindi lentamente braccio destro prova ad andare ad afferrare il piede destro dall'interno, braccio sinistro si distende verso il soffitto. Inspiro, mi allungo ed espiro, inizio a calciare il piede destro all'interno della gamba destra e spostarmi in avanti con il busto. Ginocchio sinistro può essere sempre un pochettino piegato, piede sinistro forte a terra. Posso evitare, provo ad evitare di aprire troppo il fianco destro per mantenere equilibrio. Ok, ancora uno. E lentamente inspiro, distendo di nuovo le braccia verso l'alto, riporto il ginocchio al petto. Inspiro qui, espiro, passo lungo indietro in un affondo alto. Ok, mi allungo bene, inspiro, espiro, apro il petto e le braccia in circonduzione, ancora due, inspiro su, espiro, apro. L'ultima, inspiro, stendo, espiro, nell'apertura vado ad appoggiare il ginocchio destro a terra. Gomito sinistro sul ginocchio sinistro. Ok, inspiro, distendo il braccio destro verso l'alto, espiro, ruoto indietro con il braccio destro, provo ad andare ad afferrare il piede destro dietro la schiena. Se non arrivo al piede,
la mano destra va sul fianco destro e il piede destro si avvicina al gluteo il più possibile. Mantengo i fianchi rivolti verso il fronte, quindi qua avrò la tendenza magari ad aprirmi lateralmente. Distendo e mantengo i fianchi verso il fronte e se voglio vado a distendere il braccio sinistro oltre la testa, verso l'alto. Ok, ancora un respiro qui. Ed espiro, lascio andare, riporto le mani a terra. Vado a distendere di nuovo la gamba sinistra mantenendo il fianco destro allineato il ginocchio destro, mano destra al tappetino ed inspiro distendo il braccio sinistro verso l'alto. Quindi ho sia l'apertura che la torsione che l'equilibrio. Ancora uno. Ed espiro di nuovo, piego il ginocchio sinistro, punto il piede destro, passo indietro con la gamba sinistra, o cambio, guardo in giù, oppure un vinyasa, espiro, scendo chaturanga, inspiro, cobra, cane su, allontano bene le spalle dalle orecchie, espiro, cane che guarda in giù, quindi anche se il vinyasa diventa una transizione, comunque manteniamo l'attenzione ad ogni singolo movimento e ad ogni singolo asana che poi andiamo a trovare. Piedi o le ginocchia, guardo avanti, cammino salto i piedi in mezzo alle mani. Inspiro Ardha Uttanasana, espiro Uttanasana. Inspiro, distendo di nuovo le braccia verso l'alto, allungandomi il più possibile ed espiro Samasthiti. Ok. Ci prepariamo e andiamo a fare tutto dalla parte opposta, quindi ripartiamo con le aperture in piedi, l'attenzione sul piede sulla gamba destra, porto il ginocchio sinistro al petto e distendo le braccia verso l'alto. L'addome forte, vado ad aprire le braccia lateralmente a candelabro, 90 gradi, e come prima, inspiro, apro il petto, cerco con il piede sinistro la testa, ed espiro, ginocchio al petto, e braccia chiuse. Ancora due, inspiro, apro, espiro, chiudo. L'ultima, inspiro, riapro ed espiro, richiudo. Benissimo, le braccia si distendono verso l'alto, come prima braccio destro rimane, mano sinistra va a afferrare l'interno del piede sinistro. Inspiro, mi allungo verso l'alto, espiro, piano piano il piede sinistro calcia all'interno della mano e io mi porto in avanti con il busto anche qui. Può essere un movimento molto meno profondo, può essere che rimaniamo qui, ma l'importante è sentire l'apertura. Ginocchio destro può essere un po' piegato, come prima non apriamo troppo il fianco sinistro e soprattutto un fianco può essere diverso dall'altro. Ancora uno, lentamente risaliamo, ginocchio sinistro al petto, un respiro qui ed espiro, passo indietro con la gamba sinistra, siamo in un affondo alto, fianchi bassi, allineo ginocchio alla caviglia, inspiro, stendo le braccia verso l'alto, espiro, apro il petto, le spalle e le braccia in circonduzione, ancora due, inspiro su, espiro, apro. L'ultima, inspiro su ed espiro nell'ultima apertura, vado a portare le mani a terra, vado ad appoggiare il ginocchio sinistro a terra. Ok, salgo con il busto, appoggio il gomito destro sul ginocchio destro, mantengo i fianchi verso il fronte, inspiro, allungo il braccio sinistro verso l'alto, espiro, rotazione del braccio sinistro che prova ad andare ad afferrare il piede sinistro, come prima se non ci arrivo, mano al fianco, e ginocchio, provo a avvicinarlo al gluteo. Se sono stabile, braccio destro verso l'alto. Ok, ancora uno. E lentamente lasciamo andare. Entrambe le mani tornano alla terra.
Inspiro qui, espiro stendo la gamba destra, mantenendo il fianco sinistro allineato al ginocchio sinistro, mano sinistra a terra, inspiro e estendo il braccio destro verso l'alto, aggiungendo un'ultima apertura, un'ultima torsione. Ancora uno. Ed espiro, mano destra torna a terra, piego il ginocchio destro, punto il piede sinistro, passo indietro con la gamba destra. Un ultimo vinyasa o direttamente cane giù. Quindi espiro, scendo chaturanga, inspiro, cobra, cane su, espiro. Cane che guarda in giù. Ok, piego le ginocchia, sguardo avanti, cammino salto, mi porto seduto. Andiamo a distendere le gambe davanti e iniziamo pian piano a rallentare. Ok, inspiro, mi allungo verso l'alto, distendo le braccia, espiro, posso sempre mantenere le ginocchia un po' piegate, inizio ad allungarmi davanti. Ok, mi fermo a metà, risucchio l'ombelico, rimango un attimo qui il più lungo possibile ed espiro, scendo. Arrivo fin dove riesco e sento tutto l'allungamento nella parte posteriore del corpo, quindi non solo delle gambe, ma anche della schiena, delle spalle, del collo. E anche qui mi faccio aiutare dal respiro per rendere la posizione più profonda. Ancora uno e lentamente inizio a srotolare una vertebra alla volta e sempre una vertebra alla volta vado ad appoggiare la schiena a terra con controllo. Ok, andiamo ad aggiungere un'ultimissima apertura a un mezzo ponte, porto i piego le ginocchia. Porto i piedi più vicino possibile ai glutei, aperti alla stessa distanza dei fianchi, braccio disteso lungo il corpo e al prossimo inspiro vado a staccare i fianchi da terra, puntarli verso il soffitto, allo stesso tempo voglio andare a avvicinare i piedi, le mani il più possibile alle caviglie. Rimango qui oppure posso andare a incrociare le dita delle mani dietro la schiena e stendere bene le braccia in modo da creare ulteriore spazio nelle spalle e nel petto, con i fianchi che puntano sempre verso l'alto. Rimango qui, oppure posso provare prima a portare il ginocchio destro al petto e poi a distendere la gamba destra verso l'alto. Scendo con la gamba destra e andiamo con la sinistra, prima il ginocchio sinistro al petto e poi il ginocchio sinistro verso l'alto. Un respiro profondo e poi pian piano scendo. Slaccio la presa delle mani se le avevo incrociate e lentamente andiamo a riportare una vertebra alla volta. Abbracciamo le ginocchia e il petto e ci dondoliamo a destra e a sinistra, andando a massaggiare bene la zona lombare, magari spostandoci con piccole circonduzioni, quello che è comodo per noi in questo momento. Ci fermiamo, andiamo nella posizione del bambino felice, aprendo le ginocchia e i fianchi, afferrando l'esterno dei piedi e di nuovo massaggiando, mantenendo tutta la schiena a terra, dalla zona lombare fino al collo. Possiamo iniziare a massaggiare bene la schiena, dondolandoci a destra e a sinistra. Se questa posizione non è comoda, rimaniamo
rimaniamo con le ginocchia al petto. Sentiamo che il respiro rallenta sempre di più e lentamente lasciamo questa posizione. Riabbracciamo le ginocchia al petto. Inspiro dal naso, porto la fronte in mezzo alle ginocchia, mi richiudo il più possibile. Ed espiro dalla bocca. Lascio cadere il petto e le braccia e le gambe. E mi accomodo in Shavasana, posizione finale. Prendo tutto il tempo di cui ho bisogno per trovare una posizione stabile, una posizione comoda soprattutto, una posizione in cui posso rimanere e in cui sento che il mio corpo possa lasciarsi andare completamente. Magari il respiro mi aiuta in questi primi istanti, inspiro dal naso leggero, espiro dalla bocca leggero. Faccio tutti i cicli di respiro che ho bisogno e che mi permettono poi di lasciare andare tutto, quindi di fare in modo che il respiro rimanga spontaneo. Che il mio corpo si abbandoni totalmente in questa apertura che abbiamo portato, che siamo andati a creare. Inizio a lasciare andare tutto il corpo, dai piedi, le caviglie, i polpacci, le ginocchia. Cosce, glutei e tutta la schiena una vertebra alla volta. Rilasso le spalle, dalla spalla destra fino alle dita della mano destra e dalla spalla sinistra fino alle dita della mano sinistra. Rilasso il viso, ogni parte del volto, a partire dalla bocca, la mandibola, la lingua, le labbra. Le guance, gli occhi, le palpebre, le sopracciglia, lo spazio tra le sopracciglia e la fronte. E mi concedo di rimanere qui senza nessun obbligo, nessun dovere. Solo rimanere. E rimanere aperto. Rimango tutto il tempo che è necessario, di cui ho bisogno. E quando sono pronta, lentamente inizio a muovere i piedi, dita delle mani, dita dei piedi, caviglie, polsi, collo, destra, sinistra. Inizio a distendere le braccia oltre la testa e riattivarmi bene. Piego le ginocchia. E pian piano mi sposto sul fianco destro. Rimango qui, rilascio tutto il tempo che è necessario. E lentamente, sempre con gli occhi chiusi, quando sono pronta, mi riporto seduta. Mi riporto nella posizione in cui ero all'inizio della pratica. E sono in grado di percepire cosa è cambiato rispetto all'inizio, come sento il mio corpo, come sento il mio respiro, quali sono i miei pensieri.
provo magari a portare questa intenzione, questa parola, apriti, anche al di fuori del tappetino, al di fuori della pratica. Andiamo a terminare con un om. Inspiro. Shanti, shanti, shanti. Namaste. Grazie per aver praticato anche questa lezione e ti aspetto alla prossima. Se vi è piaciuto, un commento, un like o magari l'iscrizione al canale e niente, a presto, un abbraccio.